Siamo qui con il dottor Cantani, appunto di Confindustria Digitale Nazionale. Cosa ci può dire in merito al convegno di oggi? Ma che è un convegno particolarmente importante perché è il primo di una nuova serie che Confindustria ha deciso di mettere in campo per sensibilizzare l'intera platea delle nostre piccole e medie imprese nazionali sul tema di Industria 4.0. Dietro questo titolo cosa c'è? C'è un impegno del governo, un impegno del sistema delle imprese per utilizzare le tecnologie, diventare più forti, più competitivi, raggiungere nuovi mercati, diventare più efficienti. Certo, come siamo messi appunto in Italia in quanto concerne la digitalizzazione? Noi abbiamo accumulato parecchio ritardo negli ultimi 15 anni, però devo dire che negli ultimi mesi, negli ultimi 12 mesi, c'è stato un risveglio fortissimo, a partire appunto dal governo, oltre che dai vertici del sistema industriale. Ci siamo resi conto che questo gap ci sta costando molto, ci è costato in termini di crescita, in termini di produttività, in termini proprio di competitività dell'intero sistema. Ricordiamo che il nostro è un paese a grande matrice manifatturiera e negli ultimi anni abbiamo perso quote nel manifatturiero. Il manifatturiero rappresentava il 20% del PIL, oggi rappresenta il 15% del PIL. Dobbiamo insistere su questo e attraverso le tecnologie possiamo veramente fare un salto rivoluzionario. Il governo ha messo in campo delle misure molto importanti, superammortamento, iperammortamento per il rinnovo dei macchinari, gli investimenti, per stimolare gli investimenti in tecnologie digitali. Ha messo in campo delle risorse sulla ricerca e sviluppo, ha messo in campo delle risorse per finanziare tutto il capitale di rischio verso l'innovazione, ha messo delle risorse nei confronti della formazione. Ecco, adesso noi imprenditori dobbiamo fare la nostra parte, che è guardarci in casa, tirarci sulle maniche e rimettere un mano a tutti quanti i nostri processi. Dunque la sfida è davanti. La sfida, posso dire che è dietro, noi dobbiamo correre e fare molto, molto presto affinché il nostro sistema veramente cambi pelle e abbiamo delle forze intrinseche.